30 km ad est di Castoria, nella direzione di Aminteo, lasciando la strada principale, si scende verso il sud dal versante di Suprezio. Un po' più lontano, si incontra ad un'altezza di 1250 metri un nido d'aquila. È la bella e pittoresca clissura della Macedonia occidentale. Un luogo benedetto, dotato generosamente dal nostro Signore di tutte le bellezze della natura. Un villaggio storico. Gloria, turbamenti, lacrime e sangue. Tre chilometri al di sotto di Clissura, ad un'altezza di 970 metri, in una fitta foresta di querce, si innalza sereno il celebre monastero della tutta santa Madre di Dio. La sua storia comincia al XV secolo. La sovrana dei cieli esorta lo iero monaco Isaia, originario di Clissura, il quale è monaco al Monte Athos, a ritornare nella sua patria per costruire un monastero dedicato a lei. Isaia ritorna a Clissura ed edifica un monastero in onore della natività della Deipara. Col passare del tempo, questo luogo di pellegrinaggio diventerà un'arca dell'ortodossia e della nazione. Vi accorre il popolo greco nella gioia e nel dolore. Ringrazio il nostro Signore misericordioso per tutti i beni accordati alla mia indegna persona, e specialmente di avermi accordato il favore di conoscere moltissime sante persone. Uno dei suoi grandi benefici e doni è la mia conoscenza con l'anziana Sofia, come si chiamava da laica allora, al monastero della tutta santa Madre di Dio di Clissura, che è situato nella parte occidentale della Macedonia. Andò lì guidata dalla Madre di Dio, come me lo raccontò lei stessa, nel 1927. Io feci la sua conoscenza nel 1958, quando facevo il mio servizio militare a Ptolemaida. Dopo aver pregato, feci la conoscenza di una persona molto virtuosa, laggiù a Ptolemaida, Eustathios Polychroniadis. Fu lui a parlarmi della santità di questa venerabile donna, che era originaria del Ponto. Dopo aver camminato tutta la notte da Ptolemaida, arrivammo domenica all'alba e, entrando nella chiesa principale, rimasi fortemente impressionato, osservando prima l'iconostasi di legno scolpito della chiesa, notai in seguito la sceta curva e vestita di stracci, e rimasi sconvolto. E dopo il «con timore di Dio», dopo che io mi fui comunicato, scese dal balcone per le donne a passo rapido, curva, come l'ho già detto, mi chiappò dalla camicia, mi ricordo che ero già sotto il polielios, si raddrizzò, mi guardò negli occhi e si mise ad augurarmi ogni bene. Da allora mi legai profondamente con la santa anziana. Finché ero soldato, andavo regolarmente a trovarla. Ma anche dopo, quando Dio mi condusse qui al monastero, nel 1961, fino al suo riposo, nel 1974, ci andavo almeno due volte all'anno. E questa santa donna mi aiutò moltissimo. Dall'VIII secolo prima di Cristo,
i Greci cominciarono a fondare numerose colonie nel Ponto, in questa vasta zona dell'Asia Minore del Nord che è bagnata dal Mar Nero. Più tardi, i santi apostoli Pietro e Andrea seminano la parola evangelica nella regione già diventata greca, e la sua conversione al cristianesimo viene completata al III e al IV secolo dai padri della Cappadocia. Nell'aprile 1204 è fondato l'impero greco dei Grandi Commeni, con centro politico e religioso nella leggendaria e celebre Trebisonda. Nel 1461 il Ponto greco sprofonda nelle tenebre della schiavitù turca. Si nota un'importante fioritura e prosperità in tutti i settori al XIX secolo. Gli ortodossi costituiscono presso a poco 700.000 dei 2 milioni della popolazione globale del Ponto. Purtroppo, il progresso viene interrotto improvvisamente e la presenza luminosa dei Greci nel Ponto per 30 secoli si spegne definitivamente agli inizi del XX secolo, con le violenze turche e lo scambio obbligatorio delle popolazioni nel 1923. XIX maggio, giornata di commemorazione del genocidio di 350.000 greci del Ponto. La Romania è passata. La Romania è finita. La Romania, anche se è passata, rifiorerà e porterà nuovi frutti. La scelta di Clissura venne al mondo in questo periodo critico. Nacque nel 1886 nel villaggio di montagna Sari Papà, nella regione di Kyurdun, al sud di Trebisonda, e crebbe in un ambiente di pietà tradizionale. Contro la sua volontà e malgrado il suo desiderio di consacrarsi a Dio, i suoi genitori si affrettarono a sposarla affinché non diventasse monaca. Ciò non l'impedì nella sua vita virtuosa. Si distingueva sempre per i suoi sentimenti filantropi e per il suo puro zelo a consigliare e ad esortare al pentimento e ad opere di carità. Visse fino alla catastrofe nella città costiera di Ordu, l'antica Kottiora, dove si trasferì col suo marito. Una serie di disgrazie la condusse a consacrarsi interamente a Dio. Per primo morirono i suoi due piccoli bambini, il più giovane all'età di 2 anni e mezzo. Poi seguì la perdita del suo coniuge. Era stato arruolato all'inizio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, e dopo sparì come tanti altri, in fondo all'Asia Minore. Il santo gran martire Giorgio, col quale aveva acquistato una straordinaria familiarità, l'incoraggia sul suo destriero a fare pazienza. Ha già più di 30 anni. Si ammala gravemente e per 8 giorni è trasferita nell'inferno tenebroso, dove sente le voci dei dannati. Ma anche nel luminoso paradiso,
dove gode della felicità e della beatitudine dei santi e dei giusti. Nel 1923, una nave la trasporta assieme ad altri rifugiati in Grecia. Il tempo si guasta. Pericolo imminente di naufragio. La sovrana dei cieli interviene. Salva la nave e la esorta. Quando arriverete in Grecia, vieni al mio monastero. La disgraziata Sofia Cortocopidou, assieme ai suoi parenti del Ponto, si radica nella sua nuova patria, nelle regioni agricole della Macedonia occidentale, attorno a Ptolemaida. Fino al 1924 rimane col suo fratello maggiore ad Anaraki. Il suo spirito è inquieto. L'ambiente non le si conviene. Non sopporta le bestemmie e l'impietà. Gli propongono di risposarsi, ma rifiuta risolutamente. Nulla la ritiene ormai nel mondo. Tutto la spinge verso il deserto. Finalmente, sulle ali dell'amore divino, si innalza al di sopra delle cose terrestri. Vive da eremita nella regione di Florina fino al 1926. La sovrana del cielo l'esorta di nuovo. Sono la Santa Vergine di Clissura. Vai al mio monastero. . 1927. La contadina illetterata e insignificante del Ponto si incammina all'età di 40 anni per un viaggio lungo e pericoloso nel deserto. Con un coraggio indomabile e sorprendente, ella lotterà per circa 50 anni con la ragione della carne, la debolezza femminile e gli spiriti maligni. Ma sempre con la Madre di Dio vicino e anche con il glorioso cavaliere San Giorgio. Il primo periodo del suo allontanamento dal mondo, dal 1927 al 1950, fu particolarmente difficile. Entrò all'improvviso al servizio di un monastero che era in decadenza. Non c'erano monache, nessuna regola monastica organizzata esisteva. Un vento potente di mondanità soffiava nel luogo di pellegrinaggio della Madre di Dio. E malgrado tutto, l'eroica Sofia, senza essere monaca, doveva vivere secondo i voti monastici in un ambiente insolito, in un modo tutto particolare, con molta pazienza e abnegazione. Tuttavia, le difficoltà un giorno la fecero piegare. Il terzo anno prese la strada del ritorno per la casa dei suoi parenti. Si fermò per riposarsi un poco nel prato di Varicò e si addormentò col cuore inquieto. Improvvisamente fu scossa da un grande schiaffo. La Madre di Dio, con voce severa, le ordinò: «Torna indietro, devi essere più paziente». Pazienza. La Madre di Dio mi sgridò e mi disse: «Anche nel mondo ci vuole moltissima pazienza, e tu abbine ancora di più». La saggia asceta capì ben presto di quali pericoli spirituali era circondata. D'altronde era una bellissima donna e attirava l'attenzione particolare degli uomini. Decise dunque di colpire la radice di tutte le passioni.
l'amore di sé, l'autarchia, il desiderio di essere piacevole. Cominciò a trascurarsi, portava vestiti usati e sporchi. Non si lavava, si insudiciava il viso. La lotta dolorosa della follia in Cristo era già cominciata. Voleva che la prendessero in giro, che non le dessero importanza. Così avrebbe nascosto il tesoro della sua anima, l'avrebbe tenuto al sicuro. Chi fa attenzione a una matta, a una pazza? La sua vita ascetica era particolare anche nel cibo. Si nutriva in modo eccezionalmente frugale e semplice: pane, pomodori, uva, erbe senza olio bollite con un po' di farina, verdure sotto aceto, pezzi di pane secco. Si donò ugualmente all'ascesi del digiuno prolungato. Durante l'occupazione si ritirò in alto sul versante della montagna nella cappella della Santa Trinità. Rimase lì a pregare, a digiuno completo, per più di un mese. Ma anche col sonno si sforzava di asservire la natura. Alla fine degli anni 40 abbandonò la sua cella e scese nella sala da pranzo dove c'era un camino. Si rannicchiava sopra come un uccello e seduta lì rubava un po' di sonno. L'umidità, dovuta all'acqua che scorreva da tre cannelle, penetrava fino alle ossa, mentre l'aria gelida si precipitava dentro liberamente dalle porte aperte e la neve scendeva abbondante dal largo tubo del camino. L'asceta di clissura coltivava in sé pensieri di pentimento, di autoaccusa. Questo lavoro spirituale le procurava il calore interno della grazia e una resistenza straordinaria nelle sofferenze. Una sera d'inverno era uscita per accendere i lumi all'iconostasi, malgrado la tremenda tempesta di neve che si era scatenata. Il guardiano del monastero, distratto, chiuse la porta a chiave col lucchetto. All'alba, la santa era mezza sepolta dalla neve. Aveva passato la notte a pregare. Quando il guardiano aprì la porta alla mattina, fece un balzo indietro spaventato. L'asceta si alzò, scosse la neve che l'aveva sepolta fino alla vita e entrò nel monastero sana e salva. Una volta, mi ricordo, prima che diventassi vescovo, ero andato lì con un gruppo di figli spirituali per celebrare la liturgia. Dopo aver letto la compieta, andammo a riposarci. Faceva un freddo tremendo. Il monastero è molto elevato e d'inverno la temperatura lì scende molti gradi sotto zero. Dopo la mezzanotte, uno dei miei figli spirituali, che era uscito, arriva, bussa alla porta della mia cella, mi sveglia e mi dice: «Venite in fretta fuori, se no vi rincrescerà». Sul momento fui spaventato, non sapevo che cosa succedeva. Uscimmo fuori e mi fece cenno di non far rumore. Mi mostra col dito un posto dentro il monastero dove sgorga acqua abbondante da tre cannelle e c'è un bacino di cemento dove cade l'acqua, circa 3 metri dalla chiesa principale del monastero. E lì vedo l'anziana, vestita di una semplice gonnellina di cotone. Non portava gonna di sotto. E con un golfino sottile. E dunque aveva rialzato tutto questo e si gettava dell'acqua addosso con le mani. Intendo acqua gelida. Mi ricordo, io avevo 4 o 5 coperte e tremavo. Mi battevano i denti dal freddo. Rimasi un poco a guardarla e rientrai dentro. E mi misi a piangere di commozione davanti alla violenza su se stessa e l'ascesi di questa donna. La mattina, prima di andare in chiesa per celebrare la liturgia, passai dal camino dove si trovava. Per materasso, per coperta, per guanciale, aveva un sacco di cemento di carta a vuoto.
e stava seduta lì. Si metteva le mani sulle ginocchia e così rubava un po' di sonno. Dunque andai lì e appena mi vide, «Vieni, vieni», mi disse, «accenderò in fretta il fuoco perché ti riscaldi». E mise due o tre legna, cercando con una candela di accendere senza legna piccola. Le dissi, «Madre, ma tu non hai freddo?» Si colpì il petto col pugno. Era come se colpisse marmo, perché c'era solo la pelle sulle ossa. «Brucio, brucio!» mi disse. «Brucio di amore per Cristo! E vuoi che abbia freddo?» Una delle ubbidienze dell'anziana era anche di occuparsi delle cappelle del monastero e di accendervi i lumi. Questa ubbidienza compiuta da lei con devozione è associata a diversi miracoli. Un giorno era salita alla cappella della Santa Trinità, a circa 300 metri di altezza, sul versante ripido della montagna. Un'anima pia l'accompagnava. Dopo aver venerato le icone, accesero i lumi e incensarono, e poi presero la strada del ritorno per la ripidissima discesa, recitando l'acatisto alla Madre di Dio. Improvvisamente si scatenò una pioggia forte con una violenta grandinata. Il pericolo era grande ed imminente. La sovrana del cielo interviene. La grandine cade attorno a loro senza toccarle. Su di loro nemmeno una goccia di pioggia. Un'altra volta era salita alla Santa Trinità con una coppia devota del Ponto. Dopo aver pregato, la sceta, che aveva già 80 anni, gli invitò a scendere per primi mentre lei sarebbe venuta tra poco. La coppia cominciò a scendere pian piano. Si giravano aspettandosi di vedere apparire l'anziana, ma niente. Arrivarono al monastero mezz'ora dopo, stanchi ed accaldati. Quale non fu la loro sorpresa quando trovarono lì la santa, che stava seduta calma e serena, senza mostrare nessuna traccia di stanchezza. «Madre, come hai fatto a scendere?» E la benedetta rispose loro sorridendo, sono volata e sono arrivata. La gente devota credeva che la santa saliva veramente volando sulla montagna. Il gran martire Giorgio la trasportava sul suo destriero. Col tempo, la santa e coraggiosa Sofia si rivelò una madre spirituale e una guida per i feriti e i bisognosi. Era anche questa un'ubbidienza assegnatale dalla Madre di Dio. La Sovrana dei Cieli le dette la grazia abbondante di confortare il prossimo. Fece di lei una figlia della consolazione, non solo con le sue parole di ispirazione divina, ma anche con miracoli. «Prendi una bacchetta e parla, predica il pentimento», gli disse la Madre di Dio. «Non posso, mia Santissima Sovrana, non ascoltano», le rispose l'anziana. La Madre di Dio replicò, severa, «Tu parla, non cessare di predicare». Fidanzati, ammalati, poveri, feriti dalla vita, scoraggiati e spaventati, tutti accorrevano a lei e chiedevano le sue preghiere per andare avanti nella vita. E lei li riceveva cordialmente. «Benvenuti, miei uccellini! Benvenuti, miei uccellini!» Dalle sue labbra benedette, come da una sorgente fresca, sgorgavano incessantemente consigli in un modo caloroso, semplice, accessibile al popolo di Dio, ma autorevole e imponente. La Madre di Dio,
alle ginocchia insanguinate dal pregare per noi. Pentitevi, siate buona gente, digiunate, siamo qui di passaggio, pregate, osservate i 10 comandamenti, amatevi l'uno l'altro, siate misericordiosi, pentitevi, la collera divina si avvicina, sposatevi casti e puri, così sarete benedetti. Vi prego, amati figlioli del Signore, quanto lo potete, abbiate fede, speranza, pentimento, confessione, opere buone, vi prego, compite opere buone, che lo spirito del bene vi illumini. Da vero profeta del popolo, stupiva coloro che le erano devoti con le sue rivelazioni sulla collera divina e sulle disgrazie future. Ho visto delle nuvole nere. La collera divina scendeva sul mondo. Si abbassano poco a poco, si avvicinano, e quando toccheranno la terra, allora scoppierà la guerra. E piangeva. La Madre di Dio piange per noi, per salvarvi al secondo avvenimento. Esortava la gente a correggersi ed a pentirsi. Ho visto le lacrime della Madre di Dio, brucio, piange per noi giorno e notte. Pentitevi, ragazzi miei. Pregate. Dite, oh Signore, oh Signore, che tutti si pentono. Quando finì la liturgia, la gente partì e rimanemmo soli. Le dissi, ti prego, se la Madre di Dio ti ha rivelato qualcosa, non nascondermelo. E si mise a piangere e mi disse, non lo dico alla gente per non spaventarli. Ho visto la Madre di Dio e mi ha detto che tutto ciò che è scritto nell'Apocalisse e nei libri degli eletti del mio figlio, dei profeti, tutto si avvererà. Ci sarà una terza guerra mondiale e i 3/4 dell'umanità saranno distrutti. E poi si mise a piangere, a singhiozzare, e appena si calmò un poco mi disse, miei preziosi fratelli, e di questo monastero che servo rimarrà solo cenere. Che cos'altro posso fare? Solo supplicare la Madre di Dio per la salvezza del mondo. La santa acquistò un cuore puro e davanti a lei tutto era scoperto. Si innalzò molto alto sulla scala della familiarità con Dio, con la Madre di Dio, gli angeli, il mondo celeste. Ricchi carismi e innumerevoli miracoli testimoniavano che era diventata intima di Dio e concittadina dei santi. La nostra sovrana, la Deipara, la guidava, le dava lezioni celesti. La semplice e illetterata Sofia era istruita da Dio stesso. Un'altra volta che ero andato lì con un gruppo di figli spirituali, una volta finita la liturgia, quando mi toglievo i vestimenti liturgici nel santuario, l'anziana arrivò, mi indicò la mano destra della Madre di Dio, che era dipinta nella conchiglia del santuario, e mi disse, ecco, ecco, con questa mano, mostrandomi la mano destra della Madre di Dio, con questa mano mi ha dato uno schiaffo. Perché ti ha dato uno schiaffo, madre? Un giorno, mi disse, qualcuno rubò il cofanetto coi soldi del monastero. Venne la polizia e mi chiese se sapessi per caso chi l'ha preso. Non lo sapevo, ma sospettavo qualcuno e dissi che non avevo visto niente, ma sospettavo che quel tale l'avesse preso. La polizia partì e la Madre di Dio le dette 2 grandi schiaffi e le disse, l'hai visto prenderlo?
e menzionò il suo nome che mi sfugge in questo momento. Anche se l'avessi visto coi tuoi propri occhi, avresti dovuto aiutarlo a correggersi e a pentirsi e non tradirlo. Ho peccato, mia sovrana, gridò. E questo fu per lei una lezione indimenticabile fino alla sua morte. Diceva nelle sue semplici prediche, hai visto? Hai sentito? Tieni la bocca chiusa a chiave. Chiudi la bocca, chiudi la chiave. La bocca chiusa a chiave. Un pomeriggio, la santa anziana spazzava la strada per la chiesa, fuori dal monastero. Perché spazzi? Gli chiese con rispetto un virtuoso visitore. Spazzo perché questa sera la madre di Dio passerà da qui. Deve essere pulito. Davvero passa da qui? Chiese di nuovo il visitore, questa volta sconcertato. Sì, l'ho vista passare da qui. In quale santa atmosfera viveva la benedetta asceta? L'asceta di Clissura sapeva tutto, vedeva tutto. Un giorno, un prete virtuoso di Salonico venne a trovarla. Ebbero una conversazione spirituale molto istruttiva. Il prete non le disse niente sul suo stato personale. Chi è? Come si chiama? Se è sposato? Quanti figli ha? Quando ebbero finito, la salutò e si preparava a partire. Ma quale fu la sua sorpresa quando sentì la santa chiamarlo per nome? Aspetta, padre Teodoro! Tirò fuori da un buco un piccolo sacchetto e si mise a dargli delle noci dicendo: prendi questa, è per te. Prendi questa, è per la tua matushka. Poi contò altre 5 noci. Prendi queste, una per ognuno dei tuoi bambini. Sapeva tutto. Si chiamava Teodoro, era sposato, aveva bambini ed esattamente 5. Una ragazza virtuosa soffriva, la disgraziata, per via della magia che gli avevano fatto. Venne a trovare l'anziana, la quale le confermò: della gente cattiva ti ha fatto del male, ma non perdere la tua fede. Rimani vicino alla chiesa e recita anche questa preghiera. Cominciò a dettargliela. Madre, la dimenticherò, devo scriverla. Ma non c'era né carta né penna. Non ti preoccupare, te la manderò tra qualche giorno. La troverai in un libro che leggerai. La ragazza, senza riflettere molto su ciò che gli aveva detto la santa, accolse tutto con fede e ritornò a Salonico. Non era trascorsa ancora una settimana, era a casa sua. Prese il libro con le vite dei santi. Girando le pagine, vide un pezzo di carta dentro. Lo lesse. Era la preghiera che le aveva dettata l'illuminata serva di Dio. La carità e la preghiera resero molto ampio il cuore della santa. Così la sua misericordia si spandeva pure sugli animali. Viveva riconciliata con la natura. Sul suo cammino, per parecchi anni, le tenevano compagnia 2 serpentini. Non si spaventò mai. Li nutriva teneramente e diceva ai pellegrini sbalorditi: «Non abbiate paura, non mordono. Sono i serpenti della Madre di Dio». Aveva una simpatia particolare per gli uccelli del Signore, come li chiamava. Si siedeva per terra nel cortile del monastero
e gli dava da mangiare. Gli uccelli del cielo scendevano sulla sua testa, sulle sue spalle, tutto intorno a lei per mangiare del pane e bere acqua. E la benedetta sorrideva, navigando in un mare di felicità. Gloria a te, mio Signore. Hai mandato gli uccelli per dissettarsi e mangiare. Gloria a te, Signore. Altre volte gli uccelli del Signore la seguivano in chiesa, civettando e beccando le icone, pregando assieme alla asceta. E la santa viveva nella gioia della Madre di Dio, della nostra sovrana. La Madre di Dio e il Cristo ci mandano gli uccelli per consolarci. Gli uccelli del Signore ci tengono compagnia e siamo felici assieme a loro. La Madre di Dio mi ha portata qui e mi ha concesso di godere della sua gioia. Un giorno di settembre nel 1949, uscendo dalla cappella di San Giovanni Battista, si trovò di fronte un orso. Non si spaventò, ma si mise solo a parlargli con dolcezza. «Vieni qua, ragazzo mio. Vieni, mia dolce principessina. Ti darò del pane e dell'acqua. Vieni qua. Vieni, mia principessina». L'orso si rizzò in piedi, poi si inchinò fino a terra, leccò i piedi dell'anziana e poi corse via nel bosco. E il popolo di Dio accorreva all'anziana illuminata di Clissura per asciugare le sue lacrime, per saziarsi di pane celeste, per dissettarsi con l'acqua della grazia che scolava dalle sue labbra santificate, per vedere il miracolo. E ripartiva sempre consolato. E lei accompagnava i figli del Signore con calorosi auguri. Buona giornata. Che abbiate tutti i beni di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Che abbiate tutti i beni mortali di Dio. Ovunque siate, abbiate il timore di Dio nel profondo del cuore. Abbiate il timore di Dio. Se avrete il timore di Dio, non vi succederà mai niente di male. Buon viaggio. Arrivederci, arrivederci. L'asceta di Clissura stava per compiere 90 anni. Viveva da monaca circa mezzo secolo, ma non aveva ancora ricevuto l'abito angelico. Sarebbe passata nell'eternità da laica? Lei considerava se stessa come indegna e protestava con umiltà. Come posso io, l'indegna, portare lo schema? Io sono una grande peccatrice. Io, terra, pazza, sudicia. Ma finalmente la Madre di Dio si occupò di tutto. E il 2 ottobre 1971 fu celebrata la sua tonsura. Aveva 85 anni. Ormai come monaca Mirtidiotisa raccontava le impressioni della sua tonsura. Luce. Tutti erano nella luce. Che parole straordinarie. La Madre di Dio mi ha amata così tanto. Me, la peccatrice. Aprile 1974. Per la festa di San Giorgio, nella gioia pasquale e i profumi della primavera, l'anima purificata dell'ascete prese il volo per la primavera eterna. La Madre di Dio l'aveva avvertita: «Tra 3 giorni verrai a stare con me». San Giorgio la ricevette per guidarla nel grande viaggio. Il glorioso cavaliere gli era sempre stato vicino dalla sua gioventù, laggiù, nel Ponto. E riposò il giorno della sua memoria.
fuori dal monastero della Madre di Dio di Clissura, all'ovest, nella verdura, si trova la cappellina di San Giovanni Battista. Dietro al suo santuario riposava per 8 anni il corpo della santa che aveva sofferto così tanto, riconciliato con la natura. Nel 1982 fu aperta la sua tomba. Tutt'intorno si sparse una fragranza ineffabile. Una luce celeste risplendette dappertutto e rese questo mattino di primavera ancor più meraviglioso. Ossa belle, pulite, del colore dell'ambra, che risplendevano come il sole. Tanti segni della grazia. Una donna soffriva di dolori tremendi alla schiena. Quando sentì che avevano tolto le ossa dell'asceta dalla tomba, la quale era rimasta aperta, accorse con profonda devozione. Si sdraiò nella sacra tomba con grande fede e fu guarita immediatamente. Lo stesso anno cominciarono i segni miracolosi col fazzoletto da testa dell'anziana Mirtidiotisa. 3 giorni prima del suo beato riposo, aveva predetto ad una sua virtuosa figlia spirituale: «Prendi il mio fazzoletto in ricordo, ti aiuterà e aiuterà anche altri». Dal 1982, il fazzolettino da testa dell'anziana aiuta continuamente, soprattutto le donne. Le spose sterili che si segnano con esso acquistano presto bambini e quelle che sono in stato interessante partoriscono molto facilmente. Nel 1995 il fazzoletto cominciò a profumare. Ringrazio di nuovo il nostro Signore misericordioso per avermi concesso di conoscere l'anziana Mirtidiotisa, la chiamo adesso col suo nome monastico, e di legarmi così profondamente con lei, per avermi concesso di celebrare la sua tonsura monastica in quel santo monastero, prima di diventare vescovo. La Madre Maria, che è igumena alle Inusse, la presentò alla tonsura. Come l'ho già detto, l'anziana mi ha aiutato moltissimo coi suoi saggi consigli ispirati da Dio, ma ugualmente le sue sante preghiere furono per me un grande sostegno nei momenti difficili che abbiamo attraversati qui al monastero. Infine, poiché sono convinto che l'anziana Mirtidiotisa è molto prossima al nostro Signore Gesù Cristo, la prego dal fondo dell'anima e del cuore di pregare il Cristo non solo per il nostro monastero, ma anche per la nostra Chiesa, per i nostri fedeli e in generale per la salvezza del mondo intero. Amen. Alla fine del secondo millennio dall'incarnazione del nostro Salvatore, il mondo minaccia di schiacciarci sugli scogli dell'arroganza e della carnalità. La personalità luminosa dell'asceta di Clissura ci guida sulla via della crocefissione e della risurrezione, del pentimento, della tristezza gioiosa, della pazienza, della speranza, della misericordia. Che le sue preghiere ci sostengano e ci consolino sulla via che apre davanti a noi, gridando da profeta: pazienza, molta pazienza, pazienza molta, l'orgoglio è una brutta cosa, la terra alla terra. Seguiamo dunque il suo esempio. Comunichiamo con lei.
comunicando coi santi, comunichiamo col nostro Signore, con la nostra speranza. Finché ci saranno santi tra di noi, anche se sconosciuti a molti, ci sarà speranza. E poiché ci saranno sempre santi, fino al secondo avvento, ci sarà sempre speranza. E abbiamo così tanto bisogno di speranza. E la speranza non delude. Che questo ci serva da consolazione alla soglia del terzo millennio.